Bonus 550 euro respinto. INPS dà il via alle istanze per il riesame, ma non per tutti. Perciò vediamo insieme perché la domanda è stata respinta e qual è la documentazione da allegare per richiedere il riesame. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza torniamo ad occuparci del bonus 550 euro. Riepilogando brevemente, si tratta di un'indennità una tantum che spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private con un contratto di lavoro part-time ciclico. Questo significa che per poter beneficiare del bonus deve esserci un periodo non lavorativo di almeno un mese, mentre per tutta la durata del contratto i periodi non lavorativi devono essere durati almeno 7 settimane, ma non più di 20. Tuttavia l'indennità non è compatibile con alcune prestazioni e cioè, al momento della domanda, il richiedente non deve essere titolare di NASPI, di trattamento pensionistico diretto o di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello part-time ciclico. Le domande per richiedere il bonus 550 euro dovevano essere presentate entro il 15 dicembre 2023 e ora, con il messaggio numero 491 del 5 febbraio, INPS fa sapere che sono aperte le istanze per richiedere il riesame della domanda in caso questa sia stata respinta. Come prima cosa, il riesame deve essere richiesto entro 120 giorni dalla pubblicazione del messaggio o comunque dalla comunicazione del rifiuto della domanda. Per farlo, l'utente deve accedere alla sezione Dati della domanda sul sito INPS e poi selezionare la voce Chiedi riesame. Naturalmente, bisognerà allegare la relativa documentazione in base alla motivazione del rifiuto. Documentazione che deve essere riferita all'anno in cui si era titolari del contratto, quindi del 2022 o del 2021. Ma attenzione, perché è importante tener presente due condizioni prima di richiedere il riesame. Numero 1, se il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro, il requisito dei periodi non interamente lavorati deve essere soddisfatto in uno dei rapporti e non sommandolo tra i due o più lavori. Numero 2. Per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, il periodo continuativo di un mese è espresso in settimane, perciò sarà pari a 4 settimane. Al contrario, per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il periodo continuativo di un mese è espresso in giornate, quindi sarà pari a 26 giorni. Inoltre, sempre per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni e non a 7. Di conseguenza, il minimo di 7 settimane sono 42 giorni e il massimo di 20 settimane sono 120 giorni. Ma adesso vediamo quali possono essere le motivazioni per cui la domanda viene respinta e qual è la documentazione da allegare. Caso numero 1. Il richiedente non risulta essere un lavoratore dipendente di azienda privata con contratto di lavoro part-time ciclico. In questo caso bisognerà allegare il contratto e/o le buste paga per certificare che il requisito sia stato rispettato. Caso numero 2. Il richiedente non risulta aver svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa. Anche in questo caso bisognerà allegare il contratto e/o le buste paga. Caso numero 3. Il richiedente non risulta aver svolto periodi non interamente lavorati complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane. La documentazione da allegare sarà sempre il contratto e/o le buste paga. Caso numero 4. Il richiedente risulta titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ad esclusione del rapporto di lavoro part-time ciclico alla data prevista dalla normativa di riferimento, e cioè il 30 novembre 2022. Quindi, per il riesame, sarà necessario allegare la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e la documentazione che lo dimostra.
ad esempio una copia della lettera di dimissione o di licenziamento, oppure l'ultima busta paga con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Caso numero 5. Il richiedente risulta essere percettore di NASPI alla data prevista dalla normativa di riferimento, oppure il richiedente risulta titolare di un trattamento pensionistico alla data prevista dalla normativa di riferimento. In entrambi i casi, la data da tener presente è sempre il 30 novembre 2022 e poi non può essere richiesto il riesame, quindi non c'è alcuna documentazione da allegare. Stesso discorso per il caso numero 6. Il richiedente risulta aver già percepito l'indennità. Infatti, trattandosi di un bonus una tantum, si può ricevere solamente una volta. Di conseguenza, il riesame non può essere richiesto. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.